Amici di Firrouge, appassionati di calcio e dilettantistico, bentrovati da Giovanni Mazzola per la 26esima puntata di Sua Eccellenza, il format dedicato ai campionati di eccellenza e promozione. Siamo alle porte della 14esima giornata di campionato, il penultimo turno del girone di andata. Domenica prossima, domenica 16, si chiuderà il girone d'andata, saremo al giro di boa e potremo un po' fare il punto di quella che è la situazione in tutti i gironi. Nel mentre, però, ve l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, siamo entrati nel mese di dicembre, il mese del mercato, quindi tante trattative nel vivo. Anche in questi giorni ci sono state delle ufficialità un po' in diverse squadre, ma c'è anche calcio giocato perché è in programma sia dei recuperi tra eccellenza e promozione, ma anche le semifinali d'andata della Coppa Italia di eccellenza. Approfondiremo tutti questi temi come sempre al mio fianco Dalia Cipolla. Ciao Dalia. Ciao Giovanni, buonasera a tutti gli amici telespettatori che ci seguono da casa e buonasera al nostro ospite di oggi, Rino Tilotta, allenatore del Villabate. Buonasera. Prima di iniziare, ricordiamo i soliti appuntamenti settimanali, ogni lunedì e venerdì alle 15. Potete benissimo seguirci sulla nostra pagina Facebook Filirucci TV oppure sul canale 616 del digitale terrestre, la TR3. Daniele, entriamo subito nel vivo della puntata, andiamo a vedere quello che è il programma della 14esima giornata di campionato del girone A di eccellenza che inizierà domani. Sì, Giovanni, per quanto riguarda il girone A di eccellenza abbiamo Castellammare, Cus Palermo, Sant'Agata, Mazara, Dattilo, Partinico Audace, Geraci, Canicattì, Licata, Profavara, Marsala 1912 Caccamo, Mussomeli Castelbuono, Parmonval Alba Alcamo. Riflettori su puntati su quello che è il big match del girone tra il Sant'Agata ed il Mazara, un Sant'Agata però che in settimana ha giocato anche in Coppa Italia, era chiamato alla Gliaca di Piraino alla semifinale d'andata contro il Canicattì, ha avuto la meglio il Canicattì di mister Nicola Terranova per 1-0 con un calcio di rigore proprio nei minuti finali del match che consente alla squadra biancorossa di proiettarsi alla semifinale di ritorno con questo vantaggio, la partita di ritorno che si giocherà a Ravanusa tra poco più di 10 giorni e che sancirà quali saranno le finaliste di questa competizione. Tra l'altro, nell'altra semifinale, quella che vedeva coinvolte le squadre del girone orientale, Marina di Ragusa che batte con un netto 2-0 lo Scordia fuori dalle mura amiche, quindi un Marina che mette una pietra importante in quella che potrebbe essere la qualificazione alla finale. D'altronde ve l'abbiamo già detto più di una volta, il Marina di Ragusa è la squadra che insegue il sogno della doppia vittoria in 2 anni consecutivi, Coppa Italia di promozione, poi Coppa Italia di eccellenza, un sogno ancora vivo e che vedrà nella partita di ritorno se riuscirà ad approdare a me o meno in questa finale. Parlavamo però di Sant'Agata Canicattì, andiamo ad ascoltare quindi le parole del presidente Bernardo Paratore, il presidente del Sant'Agata, proprio al termine del match. Noi chiaramente la formazione era rimaneggiata perché avevamo squalificati, dunque il mister ha messo 3 juniores in campo. I ragazzi hanno dato il massimo, purtroppo secondo me siamo stati penalizzati al rigore all'ultimo. Lo 0-0 sarebbe stato perfetto perché così poi potevamo andare lì a dire la nostra. Comunque non è nulla perso, cercheremo di mettercela tutta al ritorno e secondo me il passaggio di turno è ancora tutto sul piatto. Sì, Natale Gatto, un ottimo giocatore proveniente dal Milazzo, un ragazzo della zona che ha dimostrato oggi di essere un giocatore validissimo. Certo, noi siamo in una fase di mercato dove dobbiamo sicuramente rinforzare la squadra, non è facile perché nel girone A le squadre forti difficilmente fanno trasferire e mandare giocatori alla squadra che compete per i vertici della classifica come lo siamo noi, e comunque dobbiamo cercare, stiamo cercando dei rinforzi per far continuare questo sogno, per far continuare questo progetto del Città di Sant'Agata ai vertici del campionato del girone A di eccellenza. Un Sant'Agata quindi che non smobiliterà. Assolutamente, noi non abbiamo né intenzione di indebolirci né intenzione di smantellare. Siamo sul mercato, stiamo cercando dei giocatori nella speranza di completare il roster anche per la partita di ritorno con il Canicattì, e già domenica speriamo di avere qualche giocatore, qualche freccia all'arco per il mister venuto.
Noi speravamo di arrivare già in questa partita al Fresina e già nella partita di domenica prossima col Mazzara, solo che purtroppo non è possibile, non ci è stato possibile, e dunque rinviamo l'inaugurazione, il debutto al Fresina nella prima giornata di ritorno. Penso proprio che per il 13 di gennaio potremo finalmente giocare nelle mura amiche. Notizie positive quindi per il Sant'Agata, che da inizio del 2019 dovrebbe tornare a giocare tra le proprie mura amiche. Ricordiamo che è iniziato il campionato a Gliac di Piraino, ha giocato tutto il girone d'andata praticamente non nel proprio impianto di casa. Un Sant'Agata che adesso si prepara alla sfida contro il Mazzara di mister Pietro Tarantino, una partita sicuramente impegnativa per due squadre che si sono già affrontate nei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Un Mazzara che arriva sicuramente da un momento positivo dopo le ultime due vittorie di fila. Mister Pietro Tarantino, che tra l'altro in settimana ha trovato un nuovo rinforzo, è arrivato Mauro Lauricella per andare a rinforzare il centrocampo. Tra l'altro sono rientrati in rosa anche Cipolla e Settecase, due acquisti praticamente, perché i due sembravano destinati a lasciare Mazzara. Alla fine, però, sono stati riconfermati dalla società, quindi Settecase e Cipolla che saranno a disposizione già a partire dalla partita di Sant'Agata. Rino, ti chiedo un po' il tuo parere su questo girone A di Eccellenza, un Canicattì che ha ritrovato la vetta nell'ultimo turno, un Licata però che è sempre lì vigile per un girone che ancora vede un po' questo testa a testa per la vittoria finale, senza dimenticare ovviamente il Sant'Agata. Comunque penso che il Licata, a detta anche di tutti, è una squadra attrezzata per il salto di categoria, gioca anche veramente un bel calcio. Il Mazzara forse ha rallentato un attimino, ma è anche un organico di primo livello, con un mister all'altezza della situazione come Pietro Tarantino, e quindi anche il Canicattì è una squadra, insomma, quadrata, ben fatta. E penso che saranno le società che lotteranno per il vertice fino alla fine del campionato, ma secondo me a spuntarla, opinione mia personale, dovrebbe essere indicata in questa stagione. Poi è sempre il campo che Poi, tra parla. l'altro, abbiamo detto tante volte, dicembre è un mese un po' spartiacque, non soltanto in Eccellenza, ma un po' ovunque, per capire quali sono un po' gli equilibri anche delle varie società. Sì, è chiaro che è importante fare molti punti nel girone di andata, perché poi solitamente nei campionati il girone di ritorno è un girone diverso dal girone di andata, le squadre si rinforzano a dicembre. E quindi diventa tutto un altro campionato, poi si entra in gioco per i playout, per la salvezza, e quindi tutto torna in discussione. Parlavamo del Licata che affronterà in questo turno seconda partita consecutiva tra le mura amiche e giocherà contro la Pro Favara. Facciamo però un piccolo passo indietro e andiamo ad ascoltare le parole di mister Campanella al termine del pareggio per 0-0 contro il Sant'Agata. Prima però le parole del nuovo arrivato in casa Licata, Roberto Assenzio, che ha debuttato proprio nel match contro il Sant'Agata. Ringraziamo i colleghi di Sicilia Sport Magazine per i contributi. Sì, diciamo che loro sono venuti qui per il pareggio. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, ci abbiamo messo cuore, anima, gambe, non siamo riusciti a trovare il gol. Poi c'è stato anche il rigore sbagliato, però dobbiamo continuare su questa strada, perché comunque avevamo di fronte un'ottima squadra che non aveva mai perso. Però guardiamo avanti e cerchiamo di fare più punti possibili, soprattutto in queste due partite. Le tue impressioni per questo esordio in maglia gialloblu? No, sono contento magari a metà della mia prestazione, perché con una vittoria coronavamo, diciamo, la partita perfetta. Però va bene così, non dobbiamo mollare e guardiamo la prossima. In questo ruolo di regista davanti alla difesa va bene? Sì, no, il mister mi sta provando lì e comunque sono a disposizione, anche se mi dice di mettermi in porta, lo faccio per la causa Licata. Sì, in effetti è così. Questa è una squadra abbastanza forte, una squadra che non si scompone, si copre grandissimo. La spiega il discorso che sono imbattuti, però sinceramente sono rimasto deluso perché a prescindere dall'atteggiamento tattico non mi aspettavo una partita così rinunciataria. Aspettano solo le male giocate in avanti, nella speranza che fanno il gol. Però questo è il calcio, bisogna accettarlo. Noi abbiamo avuto, soprattutto nel secondo tempo,
tante occasioni, compreso quella del calcio di rigore. Abbiamo sbagliato e stiamo pagando. Tutto qua. Il problema è ora riprendersi. L'unico rammarico è che sinceramente abbiamo regalato un tempo a loro. Il primo tempo non è stato tanto bello, tanto lucido. Vediamo. Ora ci rimettiamo al lavoro e speriamo bene. Asensio è un grossissimo giocatore, non lo scopro io. Noi abbiamo preso quello che ci serviva, secondo me. Ora con il rientro di San Giorgio la squadra è più completa. Quando saremo a completo, allora. Però devo dire che oggi i ragazzi hanno giocato, hanno dato l'anima fino al 90esimo. Purtroppo però ci sono anche gli altri, e devo dire che non lo so, giocare 20 giocatori nell'arco di 30 metri non è così facile. Trovare, noi l'avevamo trovato con il calcio di rigore, però è stato bravo il portiere a pararlo, tutto qua. Ma Chiavaro, penso fra 10-15 giorni sarà pronto. Non è come si diceva, 3 mesi, 4 mesi, assolutissimamente. Speriamo di recuperarlo anche prima, però non penso che oggi sia stato Chiavaro tanto importante, perché devo dire che abbiamo giocato soprattutto nel secondo tempo a metà campo. Loro hanno avuto solo delle ripartenze, ma così, tanto per ripartire, poi il resto non è che hanno fatto tante cose eccezionali. Però purtroppo questo è il calcio e bisogna accettarlo, non c'è niente da fare. Un Licata quindi che vorrà ritrovare la vittoria nella partita contro il Favara, vuole dare continuità di risultati invece il Canicattì, che sarà chiamato all'ostica trasferta in casa del Geraci, un Geraci che ha vinto per 2-0 contro il Partinico Audace nell'ultimo turno di campionato, quindi una partita sicuramente da non sottovalutare per il Canicattì di mister Terranova. D'altronde il Geraci quest'anno è stata una squadra che ha messo parecchio in difficoltà le big del campionato. In settimana però si è giocato un recupero, quello tra Castellammare e tra Castelbuono e Castellammare, ha vinto per 3-2 il Castellammare, la partita giocata mercoledì al Concadoro di Monreale. 3 punti importanti per la squadra di mister Mione in quella che è la corsa per la salvezza. Facciamo adesso un passo avanti, Italia, passiamo al girone B di eccellenza. Di Giovanni, per quanto riguarda il girone B di eccellenza, abbiamo Atletico Catania, Giarre, Biancavilla, Terme Viatore, Ionica, Paternò, Marina di Ragusa, Santa Croce, Milazzo, Scordia, Real Aci, Catania, San Pio X, Rosolini, Palazzolo, Riposa, Camaro. Turno di riposo quindi per la capolista di questo girone, il Camaro, che ha vinto per 3-0 nell'ultimo turno contro l'Atletico Catania, una partita durata appena 32 minuti, ve ne avevamo già parlato lunedì, visto che l'Atletico Catania si era presentato con appena 9 juniores al campo, al Despar Stadium, partita durata appena 32 minuti, perché dopo mezz'ora la squadra atletista era con un numero inferiore a quello regolamentare per poter continuare la partita. Sono arrivate però in settimana rassicurazioni da parte della società che proseguirà la propria attività. Mister Ricchi, che in un'intervista addirittura ha detto che sarà nel girone di ritorno una delle squadre più forti del girone B di eccellenza. Tra le partite sicuramente quella con maggiore interesse è quella tra il Biancavilla ed il Terme Vigliatore. Particolare comunque l'attenzione anche alla sfida del Palazzolo nel derby contro il Rosolini, anche il Paternò che era contro la Ionica. C'è però anche un Marina di Ragusa che sta mettendo di fila vittorie sopra vittorie in questo momento e giocherà il derby contro il Santa Croce. Vediamo un po' tutto quello che è successo però nell'ultimo turno con la Goal Collection a cura della Wii Sport. No, rientro. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti già con la partita del Villabate con questo video. Vedremo se riusciremo a recuperare quello della Goal Collection del campionato del girone B di eccellenza. Abbiamo però visto già le immagini di quello che è stato il recupero del Villabate contro il Borgo Nuovo. Direi allora, prima di andare a vedere queste immagini della sfida del Villabate di mister Chilotta contro il Borgo Nuovo, vittoria per 3-0, importante in quella che è la corsa salvezza.
attaccati, vai in te, attaccati, vai in te. Eccolo! Rino, un 3-0 importante, tre punti che vi consentono un po' di allontanare i cattivi pensieri di quella zona play-out. Sì, tre punti che danno ossigeno alla classifica, anche morale ed entusiasmo ad un gruppo che è particolarmente giovane, e quindi le vittorie fanno sempre bene per la crescita del gruppo e per dare anche tranquillità e serenità in modo tale da giocare un buon calcio senza grandi assilli, però dobbiamo uscire dai bassi fondi, chiaro. Ne parlavamo poco fa, è una squadra molto giovane questa, con un'età media comunque al di sotto di diverse squadre di promozione. Serve forse un po' di tempo, e questo girone d'andata può essere stato un po' la prova per poter carburare in vista del girone di ritorno. Sì, è una squadra che è stata costruita con 5-6 giocatori esperti per proteggere e far crescere anche questi 14 under del 99, 2000, 2001 che abbiamo nella rosa. Quindi è chiaro che con i giovani ci vuole tempo e pazienza, hai dei vantaggi, hai degli svantaggi di inesperienza, però sono convinto che poi se prendi un gruppo così giovane e lo alleni per bene per 2-3 anni, i risultati dovrebbero arrivare. Ovviamente l'obiettivo è un campionato tranquillo, una salvezza da raggiungere il prima possibile, e adesso credo che potremmo essere anche in linea, anche se c'è tutto un giro di ritorno da fare. Scrivono da casa, come vi state muovendo sul mercato? Ma sul mercato noi siamo stati tartassati, perché magari molti non ne parlano, dalla seconda giornata di campionato abbiamo perso 5-6 giocatori importanti, titolari di questa squadra, che mi hanno costretto a giocare spesso partite con 8-9 under in campo e quindi pagandone le conseguenze. Adesso però abbiamo avuto noi un po' di pazienza per attendere il rientro di alcuni giocatori infortunati, già insomma il rientro di Bondi, il rientro di Totocane, ancora c'è Bonura fuori, quindi sì, abbiamo un occhio al mercato, qualcosina metteremo dentro, probabilmente nel reparto avanzato, perché gli uomini li sono veramente contati. Abbiamo fatto praticamente quasi tutto il giro di andata col solo attaccante Thomas Sedambra, che ha fatto il reparto da solo praticamente. Parlavamo però anche di chi è andato a segno nella partita di mercoledì contro il Borgonuovo, biancorosso, che un po' l'hai definito tu stesso una scommessa da parte tua, che finora si sta rivelando vincente. No, biancorosso è un giocatore molto tecnico, molto giovane, e quindi ha molti lati positivi e anche alcuni lati da migliorare, però è un ragazzo giovane e ha ampi margini di miglioramento. No, è un giocatore che magari alcune società che avevano esigenze diverse hanno un po' magari snobbato e magari messo un po' da parte. Io questo ragazzo l'ho preso dal Rocca Palumba e devo dire che al momento è una scommessa vinta, perché insomma biancorosso da esterno, trequartista come ruolo, già al settimo gol stagionale, e quindi insomma
Al momento è tutto veramente molto positivo per quanto riguarda questo ragazzo. Vediamo adesso però quello che sarà il fine settimana, andando a vedere, Davide, il programma della 14ª giornata del girone A di promozione. Sì, Giovanni, per quanto riguarda il girone A di promozione abbiamo Borgo Nuovo, Castel Termini, Don Bosco, Partinico, Folgore, Cinque Torri, Gatto Pardo, Monreale, Camarat, Salemi, Libertas, Olimpica, Agragas, Oratorio, San Ciro e Giorgio, Don Carlo, Misilmeri, Valle Lunga, Albatros, Lercara, Villa Abate, Balestrate. Siamo alla 14ª giornata, ti chiedo un'altra cosa. Siamo alla 14ª giornata, poi manca ancora da affrontare Balestrate e Salemi prima della pausa natalizia. Qual è un po' la squadra, guardando ai piani alti della classifica, che maggiormente ti ha convinto? Perché parliamo comunque di un girone che è equilibratissimo sia sopra che sotto. Ma devo dire che guardando le squadre di alta classifica mi è piaciuto molto il Marineo, che mi sembra una squadra molto ben attrezzata. La società ha speso per fare questa buona squadra, e soprattutto i tre in attacco, che sono Ribaudo, Montalbano e Scarpinato, sono tre attaccanti che fanno veramente la differenza in questa categoria. Devo dire, il Salemi non so, perché non l'ho visto giocare in molte partite, ho visto soltanto, ho assistito alla partita Salemi-Marineo. Devo dire un po' sottotono, non mi è sembrato, magari in quella partita non ha espresso il massimo del suo potenziale, però credo sia il Salemi una società esperta, una società che ha sempre fatto campionati buoni anche in eccellenza, e credo sia una delle favorite per la vittoria del campionato. E forse anche la Don Carlo Misilmeri potrebbe disturbare, diciamo, il cammino di queste due formazioni, che in questo momento credo vanno per la maggiore nel girone. Tra l'altro questo turno propone proprio il derby tra l'Oratorio Marineo e il Misilmeri, sicuramente è una partita che non sarebbe quasi da non perdere, visto che sono due squadre che quest'anno stanno facendo veramente bene. Sì, sono due paesi molto vicini e rivali, insomma, in senso sportivo, però credo sono due squadre ben attrezzate, sicuramente verrà fuori una bella partita di calcio all'insegna del fair play, mi auguro, che vinca il migliore, insomma, fra due società veramente interessanti. Mister, scrivono da casa, quanto è importante la sfida contro il Balestrate nella lotta a salvezza? Beh, adesso questa è una partita fondamentale, perché noi dopo un periodo negativo avevamo infilato tre risultati positivi facendo 7 punti, poi ci siamo stoppati nuovamente per 2 partite, e adesso diciamo che questa vittoria nel recupero con il Borgo Nuovo ci ridà un po' di carica e entusiasmo all'interno dello spogliatoio, e noi attendiamo il Balestrate domenica per cercare di fare un'ottima partita, poi sarà sempre il campo a dare il risultato alla fine, però noi ce la metteremo tutto, perché sono 3 punti che forse valgono 6, ci permetterebbe di scavalcare anche il Balestrate, che si trova a 14 punti, e noi andremo a 16 punti in un centro classifica molto molto più tranquillo, però le partite vanno giocate prima. Stiamo vedendo un po' le foto, dopo aver visto il video vediamo anche qualche scatto del sempre puntuale Gioacchino Ganci, che è un po' il factotum video e foto del Villa Abate. Parlavi dei punti che il Villa Abate avrebbe in caso di vittoria domenica, non so se magari avete già fatto un po' qualche calcolo per capire quale può essere la quota salvezza in questo girone. Ma io penso che i 32-35 punti dovrebbero poter bastare per raggiungere l'obiettivo della salvezza. È chiaro che in promozione ne retrocede una, e poi la penultima va a fare i play-out, credo che è così. E il Borgo Nuovo sicuramente in grosse difficoltà, e quindi forse ieri abbiamo dato un bel colpo, no? Alla classifica del Borgo Nuovo, e ci siamo tirati fuori noi, però penso che sarà una lotta fino alla fine, perché non bisogna mai mollare, ci sono le squadre, tutte squadre ben organizzate, però ripeto, nel girone del ritorno potrebbero cambiare molte cose. Tra le partite in programma anche in questo turno, la sfida tutta grigentina tra la Libertas Racalmuto e l'Olimpica Agres, partita che notizia di ieri si disputerà a Porte
chiuse, trasferta sempre nell'Agrigentino invece per un'altra delle big di questo campionato, che è il Monreale, che giocherà in casa del Gattopardo. Trasferta anche per l'Albatros Lercano in casa del Vallelunga di Mister Vedda, tutte partite con particolare interesse, ve ne parleremo poi nella prossima puntata, faremo un po' il resoconto di quello che è stato questa 14ª giornata. Adesso piccolo break pubblicitario, poi continueremo nella seconda parte la nostra analisi sul campionato di promozione, restate con noi. Arti Grafiche Abate. Dal 1972, professionalità ed esperienza nell'arte della stampa. Curiamo l'immagine della vostra azienda in modo originale e creativo. Dal biglietto da visita alle grandi campagne pubblicitarie, alle personalizzazioni su ogni tipo di supporto. Arti Grafiche Abate e a Cinisi, in provincia di Palermo. www.artigrafichabate.com. Rientriamo per la seconda parte di Sua Eccellenza. Prima di passare al girone B, Rino, mi sembra c'era qualcosa su cui volevi puntualizzare. No, mi volevo scusare con gli amici di Monreale perché mi sono dimenticato nella discussione delle squadre di alta classifica di questa ottima squadra che è il Monreale, che abbiamo incontrato sul loro campo.
Fra l'altro lì giocammo veramente un gran bel primo tempo, però poi abbiamo perso la partita contro una squadra veramente di buona quadratura, di buon livello, e che penso anche loro potrebbero dire la loro nella lotta per il vertice o per i playoff. Magari un gruppo un po' più giovane, no, delle altre società, però tutto è da vedere. Ne parlavamo poco durante durante la pausa. È un girone A che forse, a differenza del girone B, nonostante ci siano comunque due squadre in vetta, che sono l'Acque Dolci e la Cefaledium, con il Milazzo che segue a ruota, è un girone A che in vetta, forse rispetto all'altro girone, è più equilibrato. Ci sono più squadre che ancora possono dire la loro per la promozione. Sì, ancora è tutto da definire, il percorso da fare è lungo fino alla fine del campionato, e il fatto che ci siano comunque 3-4 squadre attrezzate per la vittoria fine del campionato, per il raggiungimento dei playoff, è chiaro che dà anche un piacere in più al campionato, che lo rende veramente indecifrabile. Quindi. Dani, andiamo a vedere adesso il programma della 14ª giornata del girone B di promozione. Sì, Giovanni, per quanto riguarda il girone B di promozione, abbiamo Acque Dolcese, Acque Dolci, Alto Fonte, Gangi, Cefaledium, Sant'Anna, Casteldaccia, Bagheria, Lascari, Rocca di Capri, Leone, Polisportiva Gioiosa, Torre Novese, Sant'Angiolese, Milazzo, Sinagra, l'Iniziativa Due Torri. Un turno di campionato che propone il derby, quello tra l'Acque Dolcese e l'Acque Dolci, una partita che ha sicuramente particolare interesse, lo guarda con un occhio particolare anche la Cefaledium, che giocherà tra le mura amiche contro il Sant'Anna, una Cefaledium che in settimana ha ufficializzato l'ingaggio di Gaetano Lococo, arriva dal Bagheria e va a formare una coppia che forse è tra le più forti del campionato di promozione, non solo quella formata proprio da Gaetano Lococo e Giampiero Clemente, una Cefaledium che conferma ancora di più con questo innesto la voglia di conquistare il campionato di eccellenza. È anche vero che sul suo cammino avrà già in questo turno un Sant'Anna che tanto sta facendo bene in questo campionato di promozione. È anche bello rinovedere come nel circondario di Villabate, basti vedere Misilmeri, Villabate, Bagheria, Sant'Anna, sono tutte squadre che nel campionato di promozione stanno dicendo la loro. Un Bagheria, tra l'altro, che in settimana ha ufficializzato anche l'ingaggio di Daniele Nuccio, ed è bello vedere come in questa zona del palermitano il calcio stia tornando a rifiorire. Sì, sono delle società che hanno avuto, non tanto magari il Villabate, che ha sempre avuto una tradizione calcistica nei campionati di promozione d'eccellenza, però per esempio il Misilmeri ha avuto un periodo di buio, il Sant'Anna, che è una società molto giovane, società che si sono riorganizzate ripartendo anche da categorie inferiori e, diciamo, hanno fatto una buona cavalcata. Evidentemente società che si sono ben organizzate, attrezzate, con le cose fatte per bene, e poi programmando seriamente il tempo ti dà ragione e poi comincia a vincere i campionati, a salire di categoria. Quindi complimenti a queste società del palermitano che, insomma, stanno operando bene. Tra l'altro parlavamo di giovani che sono in forza al Villabate, un punto di forza anche del Villabate, e avere a disposizione comunque un settore giovanile che riesce comunque a regalare anno dopo anno giovani interessanti, ed è sicuramente un punto di forza. Sì, io penso che ormai, visto che non ci sono nemmeno più tanti soldi, no, che girano nel settore calcio dilettantistico, penso che è importante costruirseli in casa i giocatori. E quindi questa è una filosofia della società Villabate e di altre società che puntano molto sui settori giovanili, perché intanto i costi sono inferiori. Quando tu hai un settore giovanile, ti costruisci i giocatori in casa. A Villabate ci sono dei tecnici nel settore giovanile che si impegnano molto, gente competente che sa fare un buon lavoro e che ci prepara i ragazzi che poi noi lanciamo in prima squadra. Ed è una società dove sistematicamente da anni società anche di categorie superiori vengono a pescare nel vivaio del Villabate. E quindi questo è un giocattolo che va sicuramente ben custodito, e quindi in questo momento in cui non ci sono grosse risorse economiche, credo sia positivo. Un punto di forza sicuramente, ma d'altronde sono tante le società
che hanno intrapreso questa strada negli ultimi anni, non ultimo il Bagheria, che comunque ha creato anche il suo settore giovanile interessante. Un Bagheria che, così come ci sarà il derby nel messinese tra le due formazioni di Acque Dolci, il Bagheria sarà impegnato nel derby contro il Casteldaccio, una partita interessante per i ragazzi di Mister Mine, un turno di campionato che propone anche una trasferta insidiosa per la terza forza del campionato, il Milazzo, che giocherà in casa della Sant'Angiolese. Da lì adesso andiamo verso la chiusura, leggiamo il programma del girone C e del girone D di promozione. Sì Giovanni, per quanto riguarda il girone C di promozione abbiamo Academy San Filippo, AC Sant'Antonio, AC Catena Sporting Via Grande, Atletico Fiume Freddo Motta, Città di Mister Bianco Ciclope Bronte, Gescal Torre Grotta, Masca Lucia Villa Franca Messana, Giardini Naxos Sporting Taormina, Sporting Pedara Carlentini. Per quanto riguarda il girone D di promozione invece abbiamo Atletico Cicli New Modica, Barrese Calta Girone, Don Bosco Ragusa, Megara Augusta RG, Floridia New Pozzalo, Sporting Eubea Belvedere Siracusa, Sporting Priolo Frigintini Riposa Enna. Un occhio particolare di interesse proprio su questo girone D, perché ci sarà la sfida tra la Don Bosco ed il Ragusa, un Ragusa che ha l'occasione di ritornare in vetta alla classifica agganciando l'Enna, proprio perché quest'ultima squadra osserverà il turno di riposo, quindi vedremo se il Ragusa riuscirà proprio a ritrovare questo primo posto in classifica. Particolare poi sempre la situazione nel girone C, dove sono ancora in tante le squadre che ambiscono alla vetta della classifica. Il Pedara, proprio lo Sporting Pedara, affronterà il Carnentini in quello che è uno scontro proprio di alta classifica. Sporting Via Grande sarà invece l'avversario dell'AC Catena. Di questo però ve ne parleremo nella prossima puntata, la 27esima di Sua Eccellenza. Prossima puntata che in via del tutto eccezionale andrà in onda martedì alle ore 15 e non lunedì, segnatelo, quindi lunedì noi non andremo in onda, puntata quindi spostata al martedì soltanto per questa settimana, poi torneremo come sempre con i classici appuntamenti il lunedì ed il venerdì, quindi appuntamento per martedì. Ringrazio mister Rino Di Lotta per essere stato nostro ospite, facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti voi, sia al mister che al Villabate. Grazie come sempre Dalia per essere stata al mio fianco. E ovviamente grazie a tutti gli amici che ci seguono sempre da casa e grazie al nostro ospite di oggi, Rino Di Lotta. Grazie a voi. Appuntamento quindi per martedì alle ore 15, restate però collegati perché alle ore 16.30 ci sarà Giovani Campioni in compagnia di Carlo Valenti e Chiara Pusateri. Un buon proseguimento.